Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video. Io sono Jack e qui con me c'è il buon Nabbo di turno. Ciao Nabbo. Ciao. Non tenga in mano il pistolino che diventa, che mi diventa. Partiamo malissimo. Comunque signori, come vedete, siamo in un tronco. Siamo in un tronco. Allora, la spiegazione di tutto ciò è nel canale del buon Nabbo di turno, dove abbiamo fatto il primo episodio in cui mi regala questa armatura che, come potete vedere, si chiama Guardian. Cioè, Guardian, cioè, fatta con i guardiani. Abbiamo preso dei pesci, li ha legati. Quello è il discorso. Comunque, praticamente lui invece ha un'armatura di ossidiana con degli sticker di... di Nether appiccicati sopra, che la rendono più ficcante assai. Comunque, siamo nella Erebrus, come potete leggere in alto dal riquadrino minchia. E siamo nella Erebrus per il semplice motivo che voglio farvi vedere questa mod, che è molto molto bella, e aggiunge a Minecraft una dimensione che è come il Nether, ma piena di scarafaggi, di insetti bestiali schifosi, funghi giganti, e praticamente è una dimensione giungla, ma fatta a modi Nether. Esatto. E ha tre boss molto molto interessanti. Uno l'abbiamo già sconfitto nel video di Nabbo, che eccolo, ha preso in mano la pistola, che è quel coso brutto là sopra che sta implodendo malissimo. Ecco, appunto. È tutta la dimensione piena di questi. Sì, salve. Questi cose, ovviamente io, essendo un pippone allucinante, perché in questo server... che è di Nabbo, si chiama l'Adventure Touch, è di Nabbo, e quindi è un suo server, fa tutto lui, fa cose ficcantissime. Io volevo fare una miniserie in cui appunto esploravamo questa mod, e siamo qui a picchiare tutto ciò che si muove in questa bellissima foresta. Abbiamo già picchiato diverse cose, tra cui quel fungo grosso gigante, ed è ora di andare a battere il secondo boss. Esatto, il secondo boss di questa dimensione è un ragno gigante. Ah beh, cose normali, in un posto pieno di insetti schifosi, dobbiamo... Sì, esatto. Il boss non poteva altro che essere un insetto schifoso più grosso. esatto, benissimo. Ora, se mi ricordo dov'era, perché l'avevo trovato... Dove si va? Allora, dobbiamo andare a di... qua. Di qua, volare! Oh! Ok. Sì, mi scuso. Cantare. Intanto lei picchi gli insetti che vengono a darle fastidio, ma esatto, one la shot. La direzione è quella giusta. Au. Per fortuna l'armatura che mi ha dato il buon Nabbo fa male a quelli che mi menano, e quindi muoiono da soli. Guardate che bello. Addio. Scorpioni, ma che belli che siete. Salve, è venuto a salutare. Ah, ma mi lasci per favore. Quindi vuole una mano? È esploso, quindi penso me l'abbia già data. Allora, questa è una cosa ancora peggio, perché è una palude e ci sono questi cosi qui che sono veramente rognosi, devo dire. Che fastidio. Ho trovato dell'acqua luccicante. Ho trovato della umberstone, dell'acqua luccicante. No, la umberstone è normale. Mi serve vieni qua e prendi un secchiello, no. Ma fa male sta cosa. Sì. Schiccherà un sacco. Non so a cosa serve, però. Te sai cosa serve l'acqua che luccica? Sai che non lo so questa roba qui. Se ne porti a casa un secchio. Non ho secchi. Come vedete ragazzi, questa dimensione è veramente ficcante. In più hanno aggiunto la nebbia verde. È quello che non abbiamo in Valpadana, vacca miseria. Ah, ok. Nabbo! Ok. Le sembra il morto. Per favore. L'ho vista volare via. Allora, Jack, questo qui, durante le mie esplorazioni, è una cosettina interessante. Ma vedi qua dentro? C'è un martello di Thor dentro a questa è una delle armi uniche della Erebus. Lo voglio. Lo vuoi? Piano però! Ok, con la bistecca romperò questo blocco. No, aspetta. Bisogna... Te lo rompo io che sabbia... Prego. Cosa serve questo... Serve allora... per intrappolare le cose dentro l'ambra. Lavanda del preservativo, la rinominerò così e poi la regalerò a qualcuno. Si sa mai, la protezione... Ma quindi se io ti tiro una... No, così? No, a me no, però tipo prova a farlo shift e click sull'erba. No, sul ciuffo d'erba.
su un mob. Allora, mi serve un insetto schifoso. Insetto schifoso. Locusta! Vieni con locusta. Locusta schifosa. Lei posso... No? No, aspetta, la posso... Come la po- cazzo non funzionava quel coso lì? It don't work. Ok, allora non so come funziona. Ti hanno premuto? Fa su e giù tanto. E allora no, non so come funziona quel coso. Allora siamo arrivati nel covo della tarantula. Che è questo? È vicino, mio caro. Dove? Ember Golem. Ember Golem Middle Guardian che ho scritto sopra non c'entra un pene, vero? Quello dopo. Ok, quello ottimo, dopo, ottimo. Abbia fede che poi andiamo anche da lui. Spoiler per il prossimo episodio. Vedo della lava. Vede questo, questa struttura qua? Che bordello. Le presento la struttura, la casa della tarantula. E quel ragno di lava lì non c'entra niente, vero? Ora ho due Ember Golem Guardian e... Sì. E un tarantula Broadmouth. E la maglia. È questa? Questo è un postaccio. È un postaccio. Lei è un pustas. Lei è un pustas. Andiamo a picchiarla di bot. Ma lei one shotta le cose. La smetta. Sì. Che fastidio. Quindi? Possiamo... Sì. Pronto? Dobbiamo entrare qua dentro. Io sono pronto. È pronto? Sì. Andiamo. Salve. Io c'ho un spatolino. Ok. Io ho l'armatura che fa male e lo spatolino di diamante. Basta. Non... Allora, io farei una cosa. Se lei pensa ai ragnacci, io penso di spone. Ci provo. Pronto, ragnacci. No. Ragazzi, piano con le parole. Piano con le parole. Salve. Siete così carini. Okay. Vostra mamma è una di quelle zoccole, porca di quelle madroie. Che botte. C'è parecchia gentaccia brutta qua di sopra. Harry, pronto. Proverei a fare Cioè, le fai cascare? Ah, cerchi di raggiungere gli spawner così. Sì, anche perché lì c'è. Ci sono ragnatele schifose. Ah, e sopra c'è la signora. Salve. Ok, sì. Non vorrei disturbare, ma voi siete. Quanti sono? Sto per morire. E ho un problema di ragnatela. Ok. Sono sopravvissuto, non sono ancora morto, sto mangiando. Aspetta, c'è un'altra cosa figa qua. Dove? Cosa? Facci vedere, che sono curioso di far vedere questa mod bellissima. Aspetta, tieni questa qua, tieni. Cosa? Dov'è? Ah, sì, l'avevo visto che si poteva craftare il web. È lo spada ragnatela. I'm fucking Spider-Man. E qui c'hai quattro ragnatele. Non funziona. Okay. Deve avere la ragnatela. Ah, sì! Una stronzata bellissima! mi sputa i figlioli questo. Ah, come le sputa? Come si permette? Signora, la smetta di sputare le cose. Non si sputano le cose. Perché non posso picchiarla? Cosa devo picchiare? Allora, prima di picchiare? Perché credo che... Non vedo una ceppa. No. Ho problemi. Perché? E lei la smetta? No. Lei è particolarmente... Perché lei è invulnerabile, mi scusi? Okay. Aia. E ogni tanto fa sti versi brutti. Non fa versi, tipo salta e dà una culata in terra. La smetta di dare le botte in terra con il sedere. Grazie. Cortesemente, perché è qua che ci dà fastidio questa. Signorina, però, se mi dai il c***o in questo modo... le ammazzo il figlio. Però lei veramente, che dovrebbe essere il gran conoscitore di mod, va a camisella non saper come uccidere un ragno. Ho capito, ma mi scusi, non lo so. Io ho il secondo pacchetto moddato che gioco, non lo sapevo. Ecco, vede che deve tirargli le frecce. Le piacciono, no. Muoia per piacere. Muoia. Se lo merita. Il raggio laser non gli piaceva. Se lo merita. Zoccola bioluminescente. Proviamo questo. E smettetela anche voi. No, finché è bioluminescente mi sa. Questa li fa più male. Okay. Aia. Questa li fa più male. Dai, io prendo. La vuole usare un po' lei? No, lei continua a picchiarla. Io la guardo soffrire, mi piace guardarla soffrire. Soffra, signora. Ecco, adesso la possiamo. Oh, ora la picchio pure io. Oh, se lo merita, signorina, se lo merita proprio, però. Perfetto. Yes. Oddio, cosa fa? Oddio, cosa fa? Le cose brutte. Mi scusi? Ha fatto una scureggia. Ma ha droppato. Tarantula Boss Trophy. Carino. È una maglietta. È una maglietta, sì. Ma davvero? Va bene.
Allora, porca troia, questo... non me l'ha... però cazzo, blocca come l'armatura di diamante, te scherzi? No, è Ticcia quella farina. Sono bellissimo. Chi è? Dov'è? Mi Oddio, mio, che ridere. Va bene, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Qui dal Nabbo e da Jack è tutto. Ci rivediamo al prossimo episodio con l'ultimo boss dell'Erebrus. Mi raccomando, andate a vedere l'episodio che abbiamo fatto da Nabbo, che ci sono tante tante risate da farsi. E detto questo, detto questo, ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Yeah.